Bene, a questo punto abbiamo il nostro foglio Excel, qui abbiamo i paesi e le relative, la variabile, l'indicatore che stiamo prendendo in considerazione, l'unità di misura, la scala, però il foglio Excel non è leggibile in questa forma, anche perché la larghezza delle colonne non è sufficiente a contenere il nome della variabile e l'indicazione, quindi basta fare un doppio clic sul lato della colonna per avere una larghezza sufficiente a leggere il contenuto di ognuna delle celle componenti il nostro foglio Excel. Ovviamente noi siamo interessati ai dati per ad esempio rappresentarli graficamente, quindi queste colonne le possiamo riportare. Ad esempio, spostare la colonna B prima della colonna A. Un modo molto semplice è quello di selezionare la colonna, tagliarla e inserirla prima della colonna A, in maniera tale che la colonna A adesso diventa quella contenente la descrizione delle variabili. Poi abbiamo i paesi. Queste colonne contenenti una descrizione delle variabili e delle scale le spostiamo alla fine del foglio. Le selezioniamo, le evidenziamo, tagliamo queste colonne e le inseriamo sulla destra alla fine. Le incolliamo. In maniera tale che non abbiamo sul primo foglio il nome del subject, cioè della variabile, il paese e poi gli anni. Per la lettura di un foglio contenente un certo numero di dati può essere utile bloccare delle celle, cioè a che cosa ci riferiamo. Nella scheda visualizza c'è un'altra scheda che si chiama blocca i quadri, che in questo modo blocca la riga e la colonna a cui riferendoci alla cella in cui ci troviamo in questo momento. Quindi se noi adesso ci spostiamo verso destra, comunque rimangono le indicazioni relative alla riga a sinistra e anche relativa agli anni se noi ci spostiamo in basso. Questo ci consente di leggere in maniera più corretta i dati. A questo punto proviamo a rappresentare graficamente, partiamo quindi con il nostro gross domestic product, cioè un indice di variazione percentuale, perché abbiamo scaricato il dato in variazione percentuale e questo lo vediamo nella descrizione infatti è come unità di misura ha la variazione percentuale e se guardiamo effettivamente sono tutte variazioni percentuali, selezioniamo i dati. Per fare il grafico è conveniente, poi vedremo perché, eliminare l'etichetta vicino alla prima riga, così diventerà molto più facile poi fare i grafici. Basta a questo punto selezionare i paesi, quindi evidenziarli, il modo è quello di tenere premuto Shift muovendo le frecce o la tastiera oppure col mouse e proviamo a evidenziare i dati. A questo punto facciamo inserisci il grafico a linee e dovremmo ottenere un grafico in cui abbiamo da un lato gli anni sull'asse orizzontale e il tasso di crescita dell'economia di ognuno di questi paesi. Quindi è già un grafico fortemente evocativo e leggibile che ci permette ad esempio di valutare quanto sia più ampia la crisi economica in Grecia rispetto agli altri paesi del campione che abbiamo selezionato. In particolare la Germania è quella che ha dei tassi di crescita più elevati. Scorrendo il grafico è possibile anche ottenere i valori relativi al punto che stiamo evidenziando. È possibile selezionare il titolo del grafico, che in questo caso potrebbe essere Growth. Rate, possiamo anche citare
nostra fonte che è il World Economic Outlook 2013, e abbiamo già un grafico che ha una certa leggibilità. Qui c'è il nostro titolo asse che eliminiamo perché non vogliamo evidenziarlo. Un grafico di questo tipo può essere comodamente copiato in un documento Word. Quindi noi clicchiamo sul grafico, lo copiamo e possiamo incollarlo in un documento Word. È possibile anche centrarlo e quindi inserirlo in una nostra ipotetica tesi di laurea o relazione che stiamo portando avanti. Ora immaginiamo di voler rappresentare invece il tasso di disoccupazione di questo gruppo di paesi, sempre per voler descrivere nel tempo come si è evoluto il tasso di disoccupazione. Selezioniamo di nuovo i paesi, in questo caso gli anni li selezioneremo successivamente, quindi fino all'anno 2013, di nuovo inserisci il grafico a linee, in questo caso il grafico rappresenta l'andamento che già ci mostra come la Grecia e la Spagna convergano nel 2013 il tasso di disoccupazione, però dobbiamo inserire gli anni sull'asse orizzontale. Questo si può fare cliccando col tasto destro sulla barra del grafico, seleziona dati e modificando l'asse della etichetta per l'asse dell'ascissa, quindi che è rappresentata dagli anni. Vediamo che il grafico già in questo modo è molto leggibile e mostra come vi si fosse un tasso di disoccupazione convergente fino a un certo punto che poi è andato a divergere nel tempo. Vogliamo di nuovo dare un titolo a questo grafico, secondo questo formato, e questo il titolo potrebbe essere Unemployment, cioè tasso Growth, sempre World Economic Outlook 2013. Evitando di mettere un titolo su quest'asse, quindi possiamo di nuovo copiare questo grafico e di nuovo incollarlo successivamente all'altro nel nostro documento.